Abbiamo un'altra persona che è molto giovane, che è carica di passione come se fosse stato ieri, che ha fatto la storia di questo paese insieme a tante altre persone che sono note o meno note, che ha intrapreso una campagna referendaria in modo così di petto, potremmo dire. L'ho chiamato qualche settimana fa, lui mi snocciolava, mi ha risposto al telefono snocciolandomi migliaia di firme. Forse le hai raccolte solo tu perché è noto che non è andata benissimo, ma su questo soprassediamo. È Umberto Lorenzoni, un nostro amico, un nostro compagno, e voglio sottolineare compagno perché quella tradizione di certo noi non la vogliamo perdere, con cui abbiamo già iniziato ad incontrarci, lo faremo ancora, per questa campagna per la Costituzione. Ecco, io voglio dire solo una cosa, introducendolo e ringraziandolo per essere qui. Che si sentono tante parole molto superficiali e molto volgari in questa campagna referendaria, anzi addirittura prima addirittura che iniziasse. Abbiamo visto cose molto spiacevoli in Parlamento, le stiamo vedendo fuori, dei commenti che parlano di quanto arricchirebbe questa riforma se ci fosse un sì e invece quale disastro sarebbe se vincessero i no. La capacità straordinaria di non parlare mai del merito delle questioni, mai, non se ne parla, non si parla degli articoli, non si parla del significato, delle vere ragioni per le quali è stata fatta questa riforma. Ecco, invece da Umberto sentirete un racconto diverso, ecco, e quello è il nostro racconto che non ha età e se posso dirla così non ha nemmeno prezzo, perché la nostra è una posizione che condividiamo perché ci crediamo. So che è strano, è fuori moda, sono tutti super tattici, sanno tutti dove collocarsi. Noi no, non sappiamo forse dove collocarci, ma sappiamo, come diceva oggi Giulio Cavalli, prendere posizione e mantenerla. Grazie di essere qui con noi. Amici e compagni, buonasera. Io ringrazio possibile. E mi dà la possibilità questa sera di questo incontro con voi, perché voglio parlare un po' di questa Costituzione tanto bistrattata, questa Costituzione che da anni è sottoposta a critiche, che da anni è diventata l'obiettivo preferito di coloro che vorrebbero far tornare il popolo italiano ai tempi in cui non c'era la democrazia in Italia. Di questa Costituzione voglio parlarvi questa sera per dirvi quanto importante è difenderla in questa battaglia, quanto importante è portarla avanti e cercare invece di storpiarla. È tempo che questa Costituzione venga realizzata per far partire il popolo italiano verso un futuro migliore di quello che sta attraversando in questo momento. E parliamo di questa Costituzione. L'articolo 1, la Repubblica, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo. Questa conquista, dopo 100 anni che questo paese era stato governato dallo Statuto Albertino, dove il popolo italiano in 64 articoli non veniva neanche nominato. Questa Costituzione, questo primo articolo, che è costato sangue, sacrifici, che praticamente ha visto la vittoria finalmente del popolo italiano, parte dicendo: è una Repubblica fondata sul lavoro, non sul privilegio, non sulle caste, sul lavoro di tutti, il lavoro. Mai paura. Il lavoro è praticamente quello che praticamente sta a supporto di questa nostra Costituzione. La sovranità appartiene al popolo. Pensate un momento. 100 anni, ripeto, di monarchia, dove il potere era tutto nelle mani del re, che l'aveva ricevuto non si sa mai da chi, non si capisce da chi, ma che comunque lo aveva nelle sue mani, passa al popolo e dice appartiene al popolo.
questo verbo importantissimo. Appartiene, il popolo è sovrano e la sovranità gli appartiene anche quando delega qualcuno a rappresentarlo. Delega qualcuno, ma la mantiene la sovranità. Non c'è nessuno che la può portare via al popolo italiano, la sovranità. Questa è la Costituzione italiana del suo primo articolo. Il secondo articolo della Costituzione. La Repubblica italiana riconosce e si impegna a mantenere e a difendere i diritti inviolabili dell'uomo. Riconosce i diritti inviolabili dell'uomo. Riconosce vuol dire che l'uomo nascendo acquisisce questi diritti. Il diritto al lavoro, il diritto allo studio, il diritto alla salute, il diritto alla conoscenza, il diritto ad andare avanti, a vivere, a lavorare. Questi sono diritti che l'uomo acquisisce nascendo, non deve ringraziare nessuno per avere questi diritti. E arriviamo all'articolo 3. Voglio dirvi questi, voglio intrattenervi su questi primi articoli della Costituzione che sono il cuore della Costituzione economica di questo nostro Paese. L'articolo 3, nel primo comma si riconosce che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, ma nel secondo comma si introduce una considerazione importante, un concetto importante, il concetto che la libertà è tale solo se l'uomo può disporre dell'indipendenza economica, e dice con chiarezza: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che, impedendo di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Un salto in avanti che non dobbiamo dimenticare. E arriviamo all'articolo 4, che i signori di oggi hanno già fatto a pezzi, che dice: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e si impegna a realizzare le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Indicare questi obiettivi fra i principi fondamentali della Costituzione prefigurava un forte impegno a modificare la società del nostro Paese. È praticamente l'incontro delle tre grandi culture che hanno fatto la storia d'Italia: la cultura liberale, democratica, repubblicana del Risorgimento, la cultura social cristiana e la cultura social comunista. L'incontro di queste culture hanno individuato nella funzione sociale della proprietà privata la leva per larghe scelte unitarie. E ad un certo punto, proprio su questa scelta unitaria, ad un certo punto si è creata la possibilità di andare avanti, la possibilità, e ad un certo momento si è riconosciuta la validità dell'iniziativa privata, è sancita nell'articolo 41 della Costituzione, però è stata subordinata alla salvaguardia del rispetto, della dignità della persona umana. Su questi principi, è iniziata la svolta. Su questi principi che sono stati accettati quasi all'unanimità dall'Assemblea Costituente. Ad un certo momento è iniziato il viaggio nuovo dell'Italia democratica, il viaggio nuovo dell'Italia che usciva dalla guerra di liberazione, che usciva dalla resistenza e usciva forte, guardava avanti, voleva ad un certo momento fare del popolo italiano finalmente un popolo di sudditi e non un popolo di cittadini e non un popolo di sudditi. Ad un certo punto su questa Costituzione si è iniziato a camminare rispettando questo patto sociale vero e proprio. L'Italia era riuscita a superare brillantemente il primo periodo di difficoltà che si è incontrato dopo la guerra, e praticamente rispettando
il principio fondamentale perché i costituenti avevano indicato il mezzo economico con il quale realizzare i presupposti della Costituzione, che era il mezzo economico di una economia mista, dove il settore privato e il settore pubblico avrebbero avuto la stessa pari e la stessa dignità. E si è incominciato questo cammino e ad un certo punto si sono realizzate profonde riforme di struttura, e si è assicurato al suo popolo un cammino, si è iniziato un cammino per andare verso uno sviluppo economico e sociale e verso un welfare che poteva anche arrivare a garantire una equa distribuzione della ricchezza prodotta. L'Italia, fino agli anni 1970, agli anni dei 70, aveva camminato con questa Costituzione e aveva realizzato profonde riforme importanti. Basta pensare alla legge sulla casa, la legge sull'equo canone, la nazionalizzazione dell'energia elettrica e dei telefoni. Basta pensare ad un certo momento al sistema sanitario nazionale. Io ricordo il tempo in cui i nostri contadini, quando si ammalava qualcuno in famiglia, dovevano programmare la vendita di un pezzo di terra per poter ricoverarlo. Allora non c'erano gli ospedali, c'erano le opere pie. Siamo arrivati a realizzare lo statuto dei lavoratori, siamo arrivati a realizzare l'ordinamento regionale dello Stato e abbiamo fatto quella grande riforma economico e sociale che ha visto passare migliaia, milioni di lavoratori dalla terra all'industria e ai servizi, senza colpo ferire, con la senso di responsabilità delle organizzazioni sindacali. L'Italia negli anni 70 era diventata, con questa Costituzione, non con quella che ha in mente lo statista di Rignano, con questa Costituzione l'Italia era diventata la quinta potenza economica del mondo e ad un certo momento vedeva anche un grosso welfare consolidarsi in difesa della salute e del benessere dei suoi cittadini. Poi siamo arrivati agli anni 80 e negli anni 80 si è incominciato a parlare di modernizzazione, questo termine strano che dice tutto e niente. Ad un certo punto si è arrivati con la modernizzazione, si è arrivati a Tangentopoli, con la degenerazione dei partiti al governo soprattutto. Si è arrivati a Tangentopoli e ha incominciato a soffiare il vento del liberismo economico. E ad un certo momento che cosa abbiamo fatto? Si è buttato via con l'acqua sporca, si è buttato via anche il bambino della economia mista e praticamente si è incominciato un grande processo di dismissione del patrimonio pubblico, di dismissione delle attività pubbliche. Si sono liquidate aziende eccellenti. Abbiamo liquidato con quattro soldi la chimica dell'ENI, che era diventata dell'Eniken, era diventata al terzo posto della chimica mondiale. Abbiamo liquidato la Nuova Opinione, abbiamo liquidato il gruppo Ansaldo, abbiamo privatizzato le banche, che ci sono venute a mancare proprio nel momento in cui con la crisi economica sarebbe stata una leva importantissima per poter incominciare a camminare in questo paese. Abbiamo addirittura ceduto l'accessione, abbiamo ceduto la utilizzazione delle autostrade, queste autostrade che il popolo italiano ha pagato tre volte e che adesso oggi sono in mano a qualcuno che le sfrutta, che porta a casa miliardi e ad un certo momento qualche volta non fa neanche la manutenzione che sarebbe necessario di fare. Abbiamo, ragazzi, liquidato l'industria informatica che con l'Olivetti era arrivata a realizzare il primo personal computer con 15 anni di anticipo, con 15 anni di anticipo rispetto alla IBM americana. Ad un certo punto abbiamo liquidata così, come neve al sole, e oggi il paese che ha inventato la radio, oggi il paese che con Marconi ha inventato le onde hertziane, oggi il paese che ha inventato, ripeto, la radio, è fuori da quella che è la tecnologia cellulare che deriva direttamente dalla radio. Noi siamo fuori, non produciamo telefonini, siamo fuori da quella
tecnologia cellulare che apre davanti a sé praterie che ad un certo momento non si sa fino a dove si possa arrivare, e siamo fuori. Questo la dice lunga nei confronti di chi ha voluto liquidare queste cose belle che aveva realizzato il popolo italiano con il suo lavoro, con la sua intelligenza, con il suo impegno. Questa era la Costituzione. Con questa Costituzione avevamo fatto queste cose. E ad un certo momento si è iniziato il periodo a ritroso. Si è incominciato a liquidare questo patrimonio. Si è incominciato non soltanto a liquidare questo patrimonio, ma si è incominciato anche ad un certo momento ad allargare, praticamente a spostare i finanziamenti dal lavoro e dall'economia reale a quello delle rendite parassitarie. Ed oggi che cosa ci ritroviamo? Dopo 25 anni, chiamiamolo con il loro nome, del capitalismo che ci sta guidando, cosa ci siamo ritrovati? Ci siamo ritrovati e ci ritroviamo con un'Italia in cui, dati Istat, ci sono 4 milioni e 600 mila italiani che sono sotto il livello di povertà. Abbiamo addirittura 3 milioni di giovani impegnati ancora in maniera precaria. Abbiamo addirittura al sud dell'Italia, fino dal Lazio fino all'estremo sud dell'Italia, abbiamo migliaia e migliaia di uomini e di donne assoggettati a un regime di sfruttamento che si avvicina addirittura allo schiavismo, e sono in mano del caporalato. Pensate un po', l'articolo 4 della Costituzione: i cittadini hanno il diritto al lavoro. L'articolo 36, il lavoratore ha il diritto a una retribuzione che in ogni caso deve garantire per sé e per la sua famiglia una dignità, un vivere dignitoso. E siamo arrivati a questo tipo di discorso. Abbiamo ancora un'Italia dove ci sono circa 140 miliardi all'anno di evasione fiscale, 60 miliardi di corruzione, che è la causa prima del disgusto per la politica ed è la causa prima del serpeggiante nullismo, del serpeggiante non vogliamo più saperne, del tentativo di abbandonare questa azione politica importante per poter camminare, per andare avanti. Questa è l'Italia che ci ha regalato in questi 25 anni il capitalismo italiano. I governi, il governo Berlusconi, il governo Monti, il governo Letta, il governo Renzi, in una digressione continua. Siamo arrivati verso lo stagnamento, lo stagnazione della situazione economica italiana. Perché? Perché? Perché ad un certo momento il popolo italiano deve ancora sopportare per tanto tempo queste cose? E davanti a questi problemi, davanti a questo quadro che abbiamo davanti a tutti noi, non c'è nessuno che lo possa negare. Invece di pensare a un'azione per poter riprendere quel cammino che abbiamo interrotto negli anni 70, ad un certo momento, invece di pensare a queste cose, si pensa addirittura di aggredire la Costituzione italiana. Si pensa di aggredire questa Costituzione. Si pensa di dire che è colpa di questa Costituzione che ad un certo momento siamo arrivati in questo momento. E si è arrivati un'altra volta, non soltanto alla modifica costituzionale, ma si è arrivati anche a accompagnare questa modifica costituzionale con una legge, che si chiama Italicum, che ad un certo punto non si sa dove l'abbiano pescata questi signori. Pensate un attimo, voglio parlarvi dell'Italicum, vi voglio dire soltanto una cosa. La Corte Costituzionale aveva fatto il suo lavoro, aveva bocciato il Porcellum. E questo Parlamento, delegittimato dalla sentenza della Corte Costituzionale, che bocciando il Porcellum aveva bocciato anche quelli che erano stati eletti con il Porcellum,
e che dovevano rimanere in carica soltanto per fare una nuova legge elettorale per andare alle elezioni, complice un Presidente della Repubblica che ad un certo momento non ha rispettato quella Costituzione sulla quale aveva giurato. Ad un certo momento ha dato vita ancora a un Parlamento che aveva raccolto i voti dicendo che si andava, questa volta si andava a smacchiare il leopardo. E ad un certo punto si ridava finalmente la possibilità ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti. Questo Parlamento, questi signori che siedono alla Camera dei Deputati in questo momento, hanno cambiato casacca e hanno ripreso le stessa identica legge elettorale del Porcellum fatta da Berlusconi e sono diventati suoi amici nel Nazareno. Questo è successo. Basterebbe questo per dire che è tempo di farla finita con le critiche alla Costituzione e mandare a casa queste persone. Ad un certo momento questi parlamentari non hanno il diritto di toccare la Costituzione italiana. Se si vuole toccare la Costituzione, si faccia un'assemblea costituente dove sono presenti tutti i cittadini italiani, tutte le posizioni politiche italiane. Allora si può toccare la Costituzione. Oggi questa Costituzione deve essere soltanto realizzata, non storpiata. E arriviamo alla modifica della Costituzione. Ad un certo punto io vorrei che qualcuno mi dicesse in base a che cosa i cittadini italiani non dovrebbero più eleggere i propri senatori. Nessuno vi darà questa risposta. Non si capisce perché il popolo italiano deve essere privato della scelta dei suoi senatori. E si tirano fuori le balle più grandi del mondo. Si dice che ad un certo momento con questa modifica, ad un certo momento il Parlamento diventerà più veloce, si potrà con più velocità fare le cose, si risparmierà. Sono balle grandi come una casa. Se voi vedete la legge di modifica della Costituzione del Senato, prendete in mano l'articolo 70. L'articolo 70 dell'attuale Costituzione sono 9 parole che dicono le leggi vengono elette dalle Camere, dai deputati e dal Senato. Questo articolo 70, di 9 parole, è stato sostituito con 434 parole, dove non si capisce niente. E si dice che si vuole velocizzare. E si dice che il Senato non c'è più. Tutte le leggi costituzionali, tutte le leggi regionali, tutti i rapporti fra lo Stato e i comuni, sono ancora leggi che nel Senato, che questi, non lo so come definire, vogliono modificare in quella maniera, sono ancora presenti, devono ancora essere votate e portate avanti col bicameralismo perfetto. E poi si dice si vuole risparmiare. Risparmiare che cosa? Il Senato costa 540 milioni di euro all'anno. Gli stipendi dei senatori sono circa 50 milioni. Li sostituiamo con 100 senatori, che non sono senatori, che sono praticamente consiglieri regionali, sindaci e 5 eletti dal Presidente della Repubblica, che come dopo lavoro fanno i senatori. A questi signori diamo l'immunità parlamentare, non si sa perché, diamo la possibilità a questi signori di scegliere, di eleggere 2 membri della Corte Costituzionale e poi dobbiamo pagare le trasferte che faranno a Roma, perché ad un certo momento non si so cosa. E perché il grande statista di Rignano non incomincia a dire di risparmiare qualcosa nel segretariato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che spende 754 milioni di euro l'anno nel 1914? E questi sono dati che non li invento io, li dà la Ragioneria Centrale dello Stato. E nel 2015 vedremo anche il salto che farà in più, perché c'ha anche un aereo grande, grande come la sua testa, che deve girare per il mondo e che costa 12.000 euro al chilometro di consumo di carburante e che è fermo negli hangar di Fiumicino e che a un certo momento costa
qualche 200 milioni di euro l'anno di leasing. Perché non si preoccupa di risparmiare su questo piano? Perché non dice che il suo segretariato costa molto di più di tutto il Senato? Queste sono le cose, cari cittadini, basterebbero queste cose perché ad un certo momento si incominciasse a dire un no grande come una casa a questo storpiamento della Costituzione che viene fatto. Ma noi abbiamo condotto questa battaglia per la raccolta delle firme. Non le abbiamo raccolte tutte quelle che bastavano, abbiamo raccolto però 420.000 firme. E non sono poche, perché siamo stati da soli, l'ANPI l'ha fatto da solo questo lavoro. E continueremo a farlo. E lo continueremo con forza ancora maggiore, perché dobbiamo vincere il prossimo appuntamento del referendum sulla modifica della Costituzione, che dovevano farlo a ottobre, però adesso dicono che ad un certo momento lo vogliono spostare a novembre, forse non si sentono mai un po' più sicuri e quindi sono un po' preoccupati. Ma lasciamo a loro questa preoccupazione, noi dobbiamo arrivare a farla, noi dobbiamo fermarli questa gente qua, noi ad un certo momento dobbiamo finalmente capire che questi, se non li fermiamo, non si sa dove vanno a finire. Pensate che ad un certo momento 25 anni di liberismo economico ha fatto nascere una Costituzione materiale, esattamente contraria di quello che era il progetto riformista dei padri costituenti. Oggi abbiamo, con il Job Act e con i voucher, abbiamo vanificato l'articolo 36 della Costituzione, che dice con chiarezza che i lavoratori hanno il diritto a una retribuzione che deve servire a loro comunque in ogni modo per mantenere e per difendere la loro famiglia. Queste sono le cose che dobbiamo tenere presente. Questa battaglia dobbiamo legarla a quelli che sono i problemi del lavoro. Dobbiamo ad un certo momento capire che soltanto se noi riusciamo a legare la battaglia in difesa della Costituzione ai problemi del lavoro che sono aperti, ai problemi del lavoro che vedono milioni di lavoratori che sono trattati in modo non giusto, che vedono migliaia di lavoratori disoccupati, ad un certo momento vediamo che c'è questa carenza nel nostro paese, vediamo che ad un certo momento dobbiamo riprendere questo cammino che abbiamo interrotto negli anni 70. E allora io volgo rapidamente alla fine e voglio dire ai tanti giovani che sono qua, e mi voglio rivolgere a questi giovani con il motto, con il linguaggio che usava tanti anni fa un grande antifascista, Antonio Gramsci, il quale nel frontespizio del suo giornale di Torino, L'Ordine Nuovo, aveva scritto questo motto che serviva ai giovani e che serviva a tutte quelle forze politiche che volevano cambiare il paese. Questo è il cambiamento che vogliamo, altro che il cambiamento di Renzi. Giovani, istruitevi, perché abbiamo bisogno di tutta la nostra intelligenza per cambiare le cose. Agitatevi, perché abbiamo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché abbiamo bisogno di tutta la nostra forza. Organizziamoci, giovani, organizziamoci attorno ai principi della Costituzione italiana, organizziamoci attorno a quei principi che hanno fatto dell'Italia un'Italia che è vissuta 70 anni di pace e che ha risolto tanti problemi, che poi si è fermata davanti alla nuova ondata della reazione che vorrebbe farci tornare indietro. E vi ricordo una cosa, un motto che noi avevamo quando combattevamo nelle montagne, combattevamo per ridare a questo popolo la libertà. Se dobbiamo morire, moriamo con le dita negli occhi dell'avversario, mai girare la schiena. Questo è il motto che dovete avere voi giovani, perché stiamo parlando di voi, perché siete voi il futuro di questo paese,
chi vi parla non è il futuro di questo paese, voi siete il futuro, ma dobbiamo svegliarci, dobbiamo venire fuori da quello che è il conformismo, dobbiamo non aver paura, non c'è nessuna paura, la democrazia non ha paura, c'è chi adesso dice che se per caso vince il no succederà il diluvio universale, non succede niente, non succede niente, ad un certo momento si dà finalmente al popolo italiano l'arma in mano per rifare un governo sul serio, si dà finalmente al popolo italiano un'arma per rifare un Parlamento sul serio, un Parlamento dove ad un certo momento il voto deve essere segreto ed uguale, segreto e uguale per tutti. Questo è il punto fondamentale. Non possiamo più farci eleggere i nostri deputati, quelli che devono rappresentarci, i nostri senatori che non vogliono pure eleggerli. Non possiamo più lasciarli in mano ai quattro scribacchini che sono a Roma. Dobbiamo recuperare noi, il nostro diritto. È la Costituzione che ce lo dà, perché dice che la sovranità appartiene al popolo e il popolo italiano, credo, sia maturo per poter gestire la propria sovranità.